e dalla BMW M3 Gruppo A, di cui abbiamo parlato con Mori e Cesaretti, veniamo ad un trio con la passione delle parate. Le parate si riferiscono, come abbiamo detto in apertura, a quelle vetture che precedono i concorrenti nei rally, un modo, se vogliamo, economico, ma per annusare, per assaporare il sapore della gara. Eccoci, amici sportivi, con un altro trio in studio. Dalla mia sinistra, Jacopo Quiriconi, alla mia destra, Eleonora Michelotti, all'estrema destra, Iuri Rosignoli. Buonasera. Buonasera. Voi siete gli amanti delle parate, così mi avete detto prima che cominciasse questa intervista. Cosa trovate di carino nell'andare a fare le parate, che è quel sistema per cui non si partecipa a una gara, ma si guida una vettura sul percorso di gara? A te. Che dire, faccio le parate, cioè sono partito 2 anni fa e sono partito a fare la parata al Pistoia, e non sapendo cos'era neanche una macchina da corsa, è una passione che porto da anni dentro, e ho avuto le possibilità di partire con tanti sacrifici, e quindi ho detto mi metto in gioco per capire cos'è una macchina, cos'è uno sterzo a calice, cos'è un cambio, cos'è buttarsi dentro. So che magari non bisogna partire, andare a fare le volate come tanti fanno, però a mio giudizio io sono partito, sono entrato in questo mondo, sono montato in macchina cioè faccio esperienza a capire di far strada, di capire cos'è una nota, sentire le note di un casco e tutto qui. Quindi tu non hai mai corso in un rally, vero? No. Finora? No, e un altro anno sicuramente prenderò parte con Iuri Rosignoli, che è qui accanto, e abbiamo fatto... Già un programmino. Abbiamo già, sì, fatto un programmino di quel che verrà un altro anno. E dopo 4-5 volte sono montato in macchina, ho detto basta le parate e ti troverai finalmente di fronte alla realtà vera di una gara e vedrai che è tutto un altro mondo, certo, con i tempi, con tutto, è tutto diverso. Bene, e invece il tuo amore per la parata qual è? E perché sono magari adesso costano un po' meno rispetto alla gara? Allora, soprattutto per quella, perché la prima volta che sono partita con un rally, sinceramente, insieme a Iuri, che però effettivamente per farlo spesso ci vogliono tanti soldi e spesso non ce la facciamo perché la famiglia va avanti e perciò ho deciso più volte di fare la parata perché imparo a stare in macchina, a guidare, come diceva anche Jacopo, le note, avere soprattutto anche un equilibrio con il navigatore, a trovare un'amalgama, e spesso è una delle cose più importanti per me, perché veramente quando ti senti qualcuno accanto con cui che ti fidi veramente, ti diverti, vai e arrivi in fondo che ti sei divertito come un bambino proprio. E sinceramente sono contenta, e l'unica cosa, costano un pochino meno e effettivamente non è il divertimento del rally, ovviamente, perché non c'è la competizione, devi avere un passo diverso perché chiaramente la strada è chiusa, però devi seguire il codice stradale ed è un regolamento diverso, però sei sempre su una macchina da rally, sei con una tuta, con un casco e tutto questo. Insomma, ci sono le belle limitazioni, però ti senti godereccio lo stesso. Bene. Sì. Senti un po', Iuri, vabbè, tu invece hai già navigato e continui a navigare, solo che ultimamente hai avuto questo stop obbligatorio. Esatto. E adesso la voglia di rientrare, però, da 0 a 100 quanto è? Forse a 150, se ci fosse questo termine di paragone. Meno male. Sì, io ormai sono più di 20 anni che faccio il copilota, ho avuto la fortuna di farlo anche a alti livelli, mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Poi con l'andare del tempo
Vabbè, mi sono messo insieme a Eleonora sempre in un contesto di rally nel 2011 e lei... Proprio l'hai scelta proprio con sì, il lanternino? Certo, sì. Però. In occasione del rally Città di Pistoia del 2011, della quale facevo da copilota Massimiliano Danesi, ormai è tanto che corriamo insieme. E niente, e poi appunto per tornare... La caldina fu quella gara, eh? Sì, molto, molto. Però non me ne pento, anzi, sono molto contento. Anche perché fondamentalmente... con il tempo siamo riusciti anche a realizzare il suo sogno, che era quello di montare in una macchina da corsa, e io mi sono proposto di fargli da copilota con una paura che non vi dico quale, però comunque è andata bene. E adesso accompagno questi ragazzi appunto che hanno bisogno di essere un attimino seguiti, di capire... Catechizzati. Esatto, sì, gli faccio il battesimo. Instradati, faccio il battesimo, che ci vengono, diciamo. Gli faccio il battesimo a tutti, fra virgolette, e si va avanti, insomma. Quindi Don Yuri, speriamo Don di no, ora Don no, però parroco della parrocchia dei rallisti, magari in erba, certo. In erba. Bene, sentite un po', voi fate coppia nella vita e le vostre due eredi adesso non ci pensano per mai, per ora non ci pensano lontanamente, anzi dà fastidio il rumore, sì, quasi, davvero, però vabbè, dal punto di vista finanziario è un ottimo discorso, sì. Però per ora è vero, eh? Però ma è veramente importante almeno a vedere su qualche prova. Sì. O no. Quindi non sono ancora molto... No, per ora no, niente, hanno sport diversi sono proprio. Sì, proprio. Ma secondo me i nostri figli... Forse più la paura che hanno. Ecco, perché il problema grosso, fondamentale tra me e lei, è che abbiamo deciso appunto di non correre mai più entrambi nella solita gara, perché assolutamente, perché non si sa cosa succede a quello o a quell'altro. Quindi ci siamo trovati che se gareggio io... Lei è a vedere e all'ansia. Se gareggia lei, io svengo proprio in prova dalla paura, perché penso ai bambini a casa e probabilmente gli trasmetto questa cosa che loro lo odiano. Non ne vogliono neanche sentir parlare. Vabbè, insomma, ragazzi, sono cose naturali. Certo. Questo è... Tu invece, questo... Hai solo una zia che ogni tanto fa... Faceva, fa. Sì, ora ricomincia. Sì. Sì, sì. Ora... Qui lei invece già ne ha già fatte di gare, no? Chi è? La famosa... Sì, la Katie. Ah, la Katie Cat, sì. Amica sì, tua zia. Certo. E allora, cioè, certo. Quante zie puoi avere? 14. Matte come lei, unica. Sì. Unica. Allora, unica la Katie Cat. Ma matte in senso buono, eh? Sì. Non certo, farla per certo, malosa. Certo, no. Matta perché una donna che si mette il casco, una tuta e si mette in macchina è l'unica che ho. Quindi è unica. Spera che no, mi auguro che quest'anno ricominci a gareggiare. L'ho seguita, ha fatto diverse gare, l'ho seguita al Maremma, l'ho seguita insomma diverse gare, e poi equipaggio femminile, insomma una bella cosa, è un bel modo di trascorrere il weekend, sì. Sentite un po', voi siete tutti e tre di Borgabugiano? Sì, più o meno. No, io sono marlianese, io e Danesi siamo del comune di Marliana, siamo l'equipaggio di Ma Marliana. Ecco, cosa vi spinge però, da cosa è nata la passione basilare verso il rally? A me... Perché siete andati da giovani a vedere le gare? Quando sei piccolissima. Oppure i vostri genitori vi hanno portato, oppure... No, a me... Io sono mio padre, per esempio, che mi portava sempre... A me è nata da mio padre che... Lui non ha avuto mai l'opportunità di correre in macchina, perché prima erano altri tempi e giusto che già ora è difficile. E vederle le corse non gli garba, perché gli garberebbe praticarle. E mia madre, sì, lei l'andava a vedere, però non mi ricordo che lei mi ci abbia mai portato. E niente, io forse nel crescere ero già un po' mezzo matterello sulle due ruote. E i motori mi sono sempre piaciuti, molto ho meglio cominciato... farlo con su 4, che così almeno l'equilibrio è stabile, sì. E siamo a posto. Il vostro, vabbè, voi vi siete conosciuti, sì, un rally, no, eccetera eccetera, ricognizione. Galeotto fu quel rally, sì, Galeotto Benedetto, diciamo. Benedetto, dai, diciamo, beh, si dice sempre Galeotto dato che sono donne, vabbè, insomma. È successo anche a me, eh? Io, mia moglie l'ho sposata ma l'ho conosciuta alla Targa Florio, quindi allora il mio è stato un amore di isole, me lo ricordo, conosciuta in Sicilia, cercata in tutta la Sardegna e poi l'ho ritrovata all'Elba.
Ah, ecco, secondo te una un challenge esagerato, però vabbè, insomma, dai, come tutte le cose. Erano altri anni effettivamente, però me lo ricordo anche lì. Lasciamo perdere, sennò dopo Daniele dice che parlo sempre io. La realtà è molto semplice. Allora, queste parate, secondo voi, è giusto che esistano oppure no? Ma giusto... Anche perché io, è la prima che ho visto, è stata quella del rally degli abeti. E ho avuto di quegli aggettivi non troppo positivi, perché c'era come al solito gente che ha trasceso e faceva delle cose strane. Premetto dopo, subito che io agli abeti, fortunatamente non c'ero, almeno... Meno male. Però no, adesso dico, va bene, se la vediamo dal punto di vista, è un sistema per cui effettivamente uno guida in un determinato modo e facilita un po' più le cose all'organizzatore, perché così aumentano un po' le entrate, in effetti costa un po' di meno che non iscriversi in una gara. Sì, quello sicuramente. Però bisognerebbe, come hai detto giustamente tu, guidare un po' con la testa. Con la testa. Non fare le cose un po' da pazzarelli. Come ho visto fare. No, la capisco, perché mi è capitato anche in alcuni rally, in alcune parate, che effettivamente ci sono delle persone che ce n'è uno che in vanno... particolare con un BMW rosso che dovrebbe, fra virgolette, andare a fare le gare di drifting, perché in effetti è così. Sì, effettivamente... Però è anche quello che più, diciamo così, da spettacolo, pubblico. Chiaramente da spettacolo. Aspettano sempre lui. Sì, infatti, aspettano lui, effettivamente. Il pubblico aspetta sempre lui per le sue intraversate che fa. C'è lui e poi c'è un altro di San Marino, tale Diana, col 131. Ah, col 131, sì ok. Vedi, Sembra che non sappia, ma so. Però con questo, secondo me, tanti... si buttano in macchina e nella sperandio, come posso dire io. E montare in macchina e dai una logica anche a una parata, secondo me vuol dire tanto. Questo ti fa onore, però la realtà che voi date all'esterno è che, che potete fare queste cose quando però magari la gente ovviamente si esalta, vi vede, eccetera, anzi... Certo, diciamo che forse però, date rispettare però voi questo che non altri, sicuramente che invece fanno le curve come se fossero sui binari, sì, eccetera, per cui spettacolo nulla. Però ecco. Però queste parate, secondo me, vorrei che fosse un messaggio sbagliato, questo. No. Fare tutti questi, fra virgolette, casini. No, sbagliato no, però con questo. Vorrei che questi giovani oggigiorno. Di invogliarli anche con queste piccole parate, perché io parlo... La vedi in maniera positiva? La vedo in maniera positiva se è fatta correttamente, una parata, perché se te monti in macchina, cioè parto dal prima, perché con un po' di sacrificio, come ho fatto io, e lo posso dire liberamente, che io sono montato in macchina e quel poco budget, perché giustamente... costa meno la parata, l'ho fatto con soldi propri, cioè senza sponsor, perché già in questo mondo è difficile avere uno sponsor o qualcosa, però se te monti in macchina con un criterio di dire voglio imparare, monto in macchina, so fare, non so fare, c'ho paura, non c'ho paura, ma rally cos'è? Cioè, quello che voglio trasmettere io. Lo scalino ti permette di entrare in un mondo, certo, dalla porta di servizio, vedendo com'è. Se poi ti piace, accedi. Perché magari fai una licenza che come prima licenza spendi tanti soldi, monti in macchina e dici no, ma io non so. Questa è la base principale. Io non per so accedere, fare. Per fare una parata non c'è bisogno di prendere una licenza. Con la tessera ACI fai... Non serve. No. Perfetto. Con la tessera ACI praticamente parti con quella, la patente di guida. Però questo voglio far capire alla gente che andrebbero fatte con questo criterio le parate. Bene. Questa è la cosa esattamente il contrario di quello che ho visto con i miei occhi all'abete. Però, insomma, ragazzi, è sempre meglio poterne discutere tranquillamente e fra virgolette, non vorrei aver dato un'immagine distorta del mio pensiero, perché effettivamente dopo che ho visto alcuni protagonisti all'abeti, ero in diretta e veramente ho dato un'impressione negativa nel mio primo intervento, perché non mi aspettavo che effettivamente ci fosse
uno spettacolo abbastanza, non posso dire brutto, ma negativo. Ecco, io ho ricevuto questa negatività. Invece ora, intervistando Jacopo, ho notato che invece lui ha completamente un altro approccio. Quindi sono due cose. O sono stato sfortunato io, che ho incontrato le persone sbagliate, e quindi hai fatto male a non esserci agli abeti, fra virgolette. Io forse magari ero l'unico che poteva verificare le cose. Oppure effettivamente ho avuto la sfortuna di incontrare delle persone che magari non la pensano come te. No, vabbè, con questo dico che a volte uno dice la strada è aperta e un po' ti viene di dare un pochino più gas, però sempre con la testa, perché noi il cronometro non ci sa da rispettare una tabella di marcia, quindi non ci si può sorpassare se ci si trova. Però, c'è tutta una serie di regole che vanno rispettate. Che vanno rispettate. Bene. Anche perché se no viene espulso proprio direttamente. Ecco. Sì, no, se anche fai il sorpasso così, viene espulso dopo. Non è che... Caro Iuri, ti sento molto silenzioso. Che c'hai da dire tu? In riferimento alle parate. Parata. Io do ragione a Jacopo. Per quanto riguarda appunto l'approccio al rally, passare dalla porta di servizio anziché entrare subito. Però, come giustamente dici tu, ci vorrebbe una regolamentazione un attimino un po' diversa. Perché comunque sia, io faccio un esempio e non faccio nomi, non posso vedere partire a una parata di un rally nella nostra zona persone con le Super 2000 o le R5, quando io per fare un rally insieme al mio pilota devo avere un'abilitazione. Allora dico io, perché questo deve partire con una macchina potente che ha tutte le credenzialità per fare un rally, spendendo meno, ok, va bene, poteva andare a fare anche un test. Appunto. Però dico... Ma come ti ho detto prima, parecchi la usano per fare un test. Esatto. Perché fare un test proprio costa molto, costa di, più. Certo, molto di più. Costa molto di più. Però non condivido appunto questa cosa, perché alla fine le sicurezze ci devono essere in entrambi i modi, sia nel rally che nella parata, quando invece... ho assistito a un briefing, sempre di una parata, e ho visto chi gestiva la parata dire no, ma non importa neanche che ti metti il sottocasco, ma come? Siamo in macchina da corsa, i rischi ci sono che tu faccia il rally o che tu faccia la parata, non è detto che andando più piano il rischio non c'è. E quindi è giusto, a parer mio, che le parate ci sono per dare l'approccio ai giovani o anche ai meno giovani, perché comunque c'è un discorso economico più leggero da affrontare, quindi è bene farle, però farle con le dovute maniere. Perfetto. Allora, mi fa piacere averli avuti ospiti, Jacopo Quiriconi, Eleonora Michelotti e Iuri Usignoli, perché finalmente abbiamo trattato di un argomento del quale Toscana TV Motori non aveva mai parlato, per cui sono grato a loro di averci spiegato la loro passione, come si esprime e le loro ambizioni future. Li ringrazio, così come ringrazio voi della vostra attenzione.